Un ospite illustre del tutto inaspettato ha onorato il Golfo di Policastro con la sua presenza, scegliendo il comune di Vibonati per trascorrere le sue vacanze. David Warren, il simpaticissimo regista e producer di grandissime serie TV americane come Desperate Housewives, Ugly Betty, 90210, che gentilmente ci ha concesso questa intervista esclusiva. David, benvenuto nel Cilento. Toglici una curiosità, come mai ti trovi a Vibonati? È una bella domanda. Praticamente sono qui tramite una litigata con un mio amico salernitano. Cioè a una cena a Roma, di stacco, lui mi ha fatto un cazzietone, troppo volgare questo, e tipo... Come mai tu viaggi dappertutto in Italia, queste vacanze, Sardegna, Sicilia, la costiera, ma non sei mai venuto dalle nostre parti? E ho detto, mi scusi Iari, non ci siamo mai scambiato nemmeno una parola sul Cilento, dimmi qualcosa. Poi ha detto, ah scusami, io, ma è la zona più bella d'Italia, c'è Palinuro, c'è Marina di Cammerotta, eccetera, c'è quelle spiagge, quella baia. E poi ho detto, va bene, faccio un po' di ricerca e ho trovato questa bellissima villa dove siamo noi. Tu nasci come regista di teatro, come ti sei trovato nel mondo delle serie TV? È stato un passaggio abbastanza complicato, cioè da tutta la mia vita sono molto appassionato sia del cinema che della televisione, ma facevo solo teatro e vengo da quasi 20 anni di teatro. Ma volevo sempre fare questo passaggio, ma non sapevo esattamente come. Conoscevo qualche produttore, ma non c'era l'occasione giusta. E poi un mio amico, ma un amico vecchio, e Mark Cherry, l'ideatore di Desperate Housewives, e noi, questa è una storia abbastanza carina, ci siamo conosciuti molti anni fa, quando avevo tipo 22 anni, e più o meno il mio primo lavoro come regista teatrale era una piccola cosa, una specie di tournée per i ragazzini che andava tipo da un liceo a un altro con attori giovani che montavano, smontavano le scene, comunque un lavoro per principianti, e uno degli attori era Mark Cherry, che era bravissimo, intelligente, super spiritoso, ma tipo fisicamente non avevo il fisico giusto per un attore giovane, e mi sono detto, ammazza, lui è così intelligente, bravo, magari troverà un'altra cosa, perché non lavorerà come attore finché non avrà 40 anni con questo look. E ovviamente lui se ne è accorto anche lui, e lui è diventato uno sceneggiatore abbastanza importante, con tipo momenti su, giù, cali, eccetera. E mentre io facevo sempre teatro a New York, lui stava a California e lavorava solo nel mondo televisivo. E poi lui ha fatto il pilota per Desperate Housewives, e l'ho visto il pilota, mi sono detto, ammazza, questo è un capolavoro, perché lo è. Ma anche aveva, non so come mai, la sensazione che fosse proprio il progetto giusto per questo passaggio, per me. Perché, non so, mi sentivo sintonizzato molto con il tonno. E ho fatto una email, ho mandato un'email, e lui ha risposto subito, ha detto, interessante, perché in realtà pensavo di te, mi piace molto questa idea, sarebbe un po' complicato il passaggio, perché avresti dovuto tipo osservare almeno un regista per un episodio, ma sei aperto a questo? Ho detto, assolutamente sono aperto. Ho fatto una catena di riunioni, tipo la produzione, canale, i managers, ABC, un sacco di, tipo una migliaia di riunioni, e alla fine hanno deciso di darmi un episodio nella seconda stagione,
che è andata abbastanza bene e mi hanno richiamato subito per farne un altro che anche è andato bene, e poi dopo la seconda stagione sono diventato più o meno un regista fisso per 8 stagioni. Come sono strutturate e quali differenze intercorrono tra le serie italiane e quelle americane? Praticamente io non vedo una differenza importante tra una serie italiana e una serie americana. L'industria in America adesso è molto più grande, comunque ci sono tantissimi progetti in gioco, mentre qua ovviamente di meno, ma io preferirei parlare delle tipo assomiglianze, perché qui la bravura c'è. E la televisione italiana, secondo me, tramite i registi giovani che hanno fatto centro sperimentale e sono istruiti sia nel cinema che nella televisione, loro guardano le serie belle serie americane e vogliono fare come facciamo noi, non vogliono fare la Rai, non vogliono fare, mentre perfino la Rai sta facendo cose molto interessanti, tipo Paradiso delle Signore, è una serie molto bella, è secondo me un passo in avanti notevole per la Rai. E cosa dicevo? Ah, ma la bravura e la capacità di fare le serie bellissime come facciamo noi in America c'è qua. Gli esempi sono 1992, Gomorra, Boris, ci sono quelle serie che secondo me sono a pari con quel che facciamo noi. Comunque non c'è una differenza, pian piano, perché il mondo televisivo è cambiato in America, quando tutti questi scrittori importanti hanno detto basta con il cinema, perché il cinema è una forma per il regista, noi siamo tipo impiegati nel cinema, ma se facciamo una serie noi siamo sia ideatori che i capi. E tramite questo passaggio la televisione americana è cambiata e pian piano la televisione italiana sta cambiando allo stesso modo, secondo me. Qual è secondo te l'elemento più importante per una serie televisiva di successo e quando si comincia a capire che quella sarà proprio un successo? La cosa più importante senz'altro è la scrittura. Che il progetto comincia così, c'è un'idea, tipo uno scrittore come Mark Cherry è rimasto squattrinato, e questa è la verità, e ha avuto bisogno di vendere la casa, stava alla casa di sua mamma, e a quel punto, perché c'è stato un calo, e dopo qualche fallimento, lui stava lì e poi si è detto basta, voglio scrivere una cosa per me stesso e se piace agli altri va bene, se no me ne frego. Comunque Desperate Housewives è iniziato così e tutti i bei progetti iniziano in un certo senso così, cioè un colpo di fulmine da uno scrittore, e lo dico tipo con onestamente, perché io sono regista, ma nel mondo televisivo gli scrittori dirigono il progetto, perché l'ideatore di solito è più, o ideatrice, di solito è uno sceneggiatore, non è un regista. Comunque io dirigo i miei episodi e io sono il regista degli episodi, ma c'è sempre una persona sopra di me e quella persona è sempre uno scrittore, una scrittrice. Comunque tutto inizia con la scrittura, e quando la scrittura è bella il progetto può andare, ma se no, tipo il miglior attore nel mondo, Luigi Locascio, non potrebbe fare bene con un copione di merda, è così. David, pensi che la TV ed il cinema abbiano una funzione educativa e sociale? Io direi che, parliamo della televisione perché è il mio mestiere, non mi sento che tocchi a me tipo istruire,
perché non faccio un lavoro per i ragazzini, ma ovviamente c'è una cosa sociale, nel senso che ogni pezzo d'arte ha un ruolo e almeno posare domande al pubblico e magari ogni tanto offrire una risposta. David, in questi giorni hai scoperto gli angoli più belli del Golfo di Policastro e di Vibonati. Pensi che potranno essere uno scenario per un eventuale film? Ma due domande. La prima domanda, assolutamente ho trovato posti bellissimi perché questa zona è stupenda. E sai che quando vai in vacanza tu ti accorgi subito se hai fatto bene o no, cioè ti senti a casa o non ti senti a casa. Appena siamo arrivati qui mi sono detto questo è il posto giusto e devo tornare. Poi abbiamo scoperto posti meravigliosi, abbiamo preso una barca da Scario, siamo andate nella zona di la Punta degli Infreschi, spiaggia dei Francesi, che sono dei posti più belli che abbia mai visto in vita mia. Comunque Palinuro, Marina di Camerota, posti meravigliosi, comunque sì. E assolutamente si potrebbe girare qua perché la bellezza c'è. Ho visto, sì, il centro storico di Vibonati, una piccola meraviglia, ovviamente bellissima, suggestiva direi, molto suggestiva, affascinante. In Italia si dice tutto il mondo è paese. Tu hai avuto modo di visitare Vibonati, come hai detto. Pensi che anche Vibonati possa essere una piccola Fairview con i suoi segreti? Io sono convinto che ogni paese può essere Fairview, cioè la bellezza di Desperate Housewives era nel fatto che in un paese normale, come tutti gli altri, c'erano queste storie segreti dietro le facciate. Comunque io ho la sensazione che una casalinga di Vibonati potrebbe avere una storia affascinante. David, noi ti aspettiamo il prima possibile per averti di nuovo nostro ospite, perché ormai sei diventato un nostro amico. Ma grazie, ma io sono sicuro che ci vediamo di nuovo fra un anno qua a Vibonati.